Intanto buonasera a tutti e grazie di essere venuti qui, nonostante la concomitanza di tanti elementi, tanti eventi, tra cui, come citava prima il sindaco Gentili, la cerimonia dell'Arcigennato d'Oro per Isabella Serani. Credo che occasioni come queste possano essere utili per fare un po' di chiarezza, anche un po' di discussione politica, che non fa mai male, su alcuni temi che riguardano l'occupazione, la crescita, il debito e il tema delle finanze locali. L'abbiamo chiamata Diamo i numeri non perché siamo folli, anche se forse in alcuni casi possiamo con vanto definirci folli, ma perché a volte su questi temi si ha quasi l'impressione che non ci si trovi neanche sui numeri, o meglio, ognuno dà una sua versione della storia e alla fine l'occasione di avere ospiti illustri e anche persone assolutamente preparate sui documenti ci aiutano a inquadrare meglio i temi. I temi che affronteremo sono quelli dell'occupazione, quindi innanzitutto il tema economico, e qui ci avverremo della competenza e della professionalità di Luigi Marattin, che è docente universitario ma è anche consigliere economico del governo Renzi e che si occupa quotidianamente di questi temi, oltre ad aver avuto un'esperienza come assessore al bilancio di Ferrara sul tema delle finanze locali, tema delle finanze locali che coinvolge anche i comuni non solo come attori di spending review ma anche come motori di cambiamento, in qualche modo di innovazione, perché l'innovazione non deve riguardare solamente i privati, non deve riguardare solamente le imprese e le aziende, ma può riguardare anche gli enti pubblici, può riguardare anche l'amministrazione pubblica. E in questo caso saremo ben contenti di sentire le esperienze del Comune di Bologna. Ringrazio la vice sindaco Silvia Giannini per essere qui con noi e per aver voluto partecipare a questo incontro, già in un'ottica di città metropolitana, cioè in un'ottica che non divide il Comune di Bologna rispetto agli altri comuni della città metropolitana, ma che si iscrive già in un tema di governance metropolitana. Ed è per questo che sono molto contento anche della presenza del sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi. Questi sono un po' i temi che cercheremo di affrontare, inevitabilmente partendo da, direi, due considerazioni, una più sul tema nazionale e una più sul tema locale. Diciamo che non è stata molto edificante la discussione che secondo me è avvenuta in questi giorni sul tema nazionale, con alcune dichiarazioni un po' fuori tempo massimo, o consentitemi di dire fuori tempo massimo era la battuta, cioè per non fare nomi e cognomi, ma soprattutto perché in vista delle elezioni amministrative l'idea sarebbe quella di non confondere mai il concetto di minoranza con quello di opposizione, che è quello che stiamo cercando di fare qui a Bologna, provando a andare di pari passo per sostenere una coalizione per la ricandidatura di Virgilio Merola, ma che è quello che più in generale bisognerebbe fare in tutte le elezioni amministrative e anche all'interno del partito, per far sì che questo partito vada avanti in quella rotta di cambiamento e di rinnovamento che ha intrapreso con la segreteria Matteo Renzi e che, a mio avviso, deve andare avanti. Questo, diciamo, per fare una piccola introduzione, e partirei subito coinvolgendo Luigi Marattin, parlando di, se vogliamo, legge di stabilità, il tema della finanziaria, ma anche parliamo di politica economica e di tema, se vogliamo, anche del debito. L'ultima volta in cui ho partecipato a un'iniziativa in cui tra l'altro è a Castenaso, quindi mi fa piacere che ci sia stata questa restituzione, c'è stata una frase che io condivido pienamente, cioè quella per cui bisognerebbe fare cultura finanziaria a partire dalle scuole. Perché? Perché troppo spesso la discussione, anche nei media, la discussione pubblica che viene fatta su alcuni temi, penso a quella all'oggi del giorno del bail-in, dà l'impressione quasi che i cittadini siano degli ignoranti o siano dei sudditi ai quali bisogna, come dire, indicare una certa soluzione, un certo percorso, salvo poi dire: ah, ma se avete sbagliato
non è responsabilità vostra. Ecco, la tutela del risparmio, la tutela del credito, penso che passi non solo attraverso la regolamentazione, non solo attraverso le normative che vengono più spesso definite a livello europeo, ma anche attraverso una diversa cultura finanziaria che in questo paese bisogna fare, a partire dalle scuole e anche a partire, se mi consentite, dalla classe dirigente politica, che a volte è un po' digiuna rispetto